Ecco qua, salve a tutti. Oggi voglio fare un video come installare Linux Mint. L'ho fatto vedere anche un'altra volta, però le faccio vedere un po' in un'altra maniera oggi. Lo faccio vedere dall'installazione alla personalizzazione, è completamente finito tutto quanto, proprio al top, proprio un sistema operativo configurato al top, come si fa su Linux. Non è difficile, è intuitivo, infatti cercherò di mandare il video molto più veloce, cioè in alcuni posti, altrimenti dovrebbe anche un'ora, anche di più, perché tra aggiornamenti, personalizzazione, tutto quanto, ci vorrebbe un'oretta per l'installazione. Questo ci vuole un'ora solo sul Windows, solo per installare Windows, ci vuole un'ora per installare a Windows. Invece questo qui con un'ora fai tutto, con un'ora fai personalizzazioni, configurazioni, installare Combits. Si può installare in Linux Mint Compiz Fusion, è già installato in XFCE. Poi installeremo due plugin con gestore pacchetti, Fusio Icon e Emerald Temes. Questi due plugin aiuterà a personalizzare il sistema operativo. Ecco qua, useremo questo emulatore. Allora, aspetta, qua Boxes, questo è l'emulatore, togliamo i sfondi animati. Adesso andiamo a cercare dove è. Una parte, questo qui, questo hard disk qui, c'è un hard disk esterno, si chiama da di 1 terabyte. L'ho trovato un po' di tempo fa. Creiamo una macchina virtuale, andiamo in fondo. Allora, dati, eccolo qui, ecco qui lo troviamo, Linux Mint. Guarda quando disco Linux ISO ho qui dentro. Guarda, queste sono tutte ISO di Linux che ho qui dentro, vedi? Adesso andiamo su Chrome OS, Enzo, Fedora, Kubuntu, ABCD in ordine alfabetico, ecco. Linux B22 Cinnamon XFCE, questo qui, più leggero, questo è più pesante, Cinnamon. Pesa 2,2 GB anche la ISO, questo ha 2 GB. La selezioniamo, apri, eccolo qua. Gli diamo 2 GB di RAM, va bene, e 21,5 GB, che fa tutto in automatico la macchina. Adesso poi dopo noi vediamo tutto quanto. Adesso intanto crea, vi spiego tutto, adesso ci mette un paio di minuti per creare il sistema. Ecco, start. Poi ecco come faccio, intanto chiudiamo anche questo qua, spiego tutto come faccio. Devo installare, sì, adesso metto quando non ho aperto la macchina, risoluzione schermo. Poi devo installare SimSync Record dentro la macchina virtuale, non fuori, perché non voglio fare questi passaggi, vedete? Qui metto tutto schermo, poi ritorno indietro. Facendo questi passaggi non è bello a vedere. Allora torno indietro adesso e metto dentro la macchina virtuale, che consuma meno risorse, è più leggero installare dentro la macchina virtuale. Non capisco perché, forse ci avrà meno risoluzione di schermo, non lo so. Comunque dentro la macchina virtuale la registra schermo, consuma meno risorse e riesco a lavorarci meglio invece di usarla fuori. Chiudiamo questo qui, si mescola e lo installo qua dentro. Farò tutto in velocità, tanto vedete, è intuitivo e vede tutto quanto. Ecco, il modem si è avviato. Ecco, connessione stabilita, sta in inglese, adesso poi mettiamo in italiano, perché uso l'internet chiudiamo CairoDock, che dà fastidio. Allora, andiamo qua, di risoluzione dello schermo. Andiamo su impostazioni, display, è intuitivo, vedete quando è intuitivo, 1460x768, non va bene, dovrebbe essere questo, no. Questa qui dovrebbe essere, ecco, penso di sì, dovrebbe essere questo, ecco, vedete, tutto schermo, perfetto, l'ho pre preso. Ecco, adesso poi scarico Linux SimSync Record e poi faccio tutto quando senza che parlo io, è intuitivo, tanto è intuitivo, no? Vi faccio vedere quando è facile, non c'è bisogno che spiego, è intuitivo, è facile installare e configurare tutto. Thank you.
Ecco qua, abbiamo chiuso le macchine virtuali, l'avete visto? Ecco, l'ho fatto fare una scena un po' musicale dentro quel video. Comunque, ho fatto spiegare, è intuitivo. Una volta installato, ecco tutta la configurazione. Ho usato gestore pacchetti per installare Cairo, questa qui, la CairoDoc. Il motivo perché usando lo store è meno personalizzabile, c'è cioè meno pacchetti, ci sono dei pochi temi. E la doc un po' sì, ci sono queste animazioni, ma non è completa, sempre che manca qualcosa. Allora ho usato il gestore pacchetti che è più completo, caro doc. Oppure potete usare il terminale che è sudo pt get install carico trattino doc. Lo stesso nel gestore pacchetti dovete scrivere bene quando dovete cercare i software. Oppure anche scrivete una cosa, magari una cosa in generale, e poi potete trovarla, cioè non potete trovarla. Per scrivere Cairo trattino doc do c e k. Allora l'ho trovato al primo colpo, come avete visto, vi seleziono tutti i pacchetti che servono in automatico al gestore pacchetti. Quello era lo store che si usava tanto tempo fa, prima che c'era questi store adesso. E questo è il gestore, il Cairo doc. Poi quando ho installato sempre il gestore pacchetti, perché se bisogna usare tutti i plugin, perché sul gestore pacchetti non ci sono solo software, ma ci sono tutti i pacchetti, sono milioni e milioni di pacchetti. Ogni applicazione è fatta di diversi pacchetti, quindi io Compiz ci avevo installato, però ho già aggiunto altri pacchetti su Compiz. Ci ho aggiunto Emerald Theme, come avete visto, e Fusio Icon. Altrimenti le finestre di bordo li finisce su XFCE in maniera bianca. Come ho messo Fusio Icon, ho attivato Fusio Icon, se avete fatto caso, la bordo finestra è diventata rosso quasi. Poi ho preso Emerald Theme, ho configurato, ci sono già pronte a configurare tutte, però io mi diverto a configurare pezzetto per pezzetto, virgola per virgola, tutto lo puoi per sbizzarrire come vuoi per la personalizzazione. Linux non esiste limite, ecco perché la personalizzazione è una delle cose più importanti. Avere un sistema operativo personalizzato, con quelle belle animazioni, tutto quanto ti diverti. Anche come quando ho messo l'animazione, io ho messo fuoco, ma lì c'è fuoco e lampada magica. Guardate, quando apro è fuoco, e io di solito metto sempre così, e quando chiudo lampada magica, questa è storta, invece quella è dritta, come questo ad esempio. Questa è dritta, vedete? Questa è lampada magica, come quella di un Mac. Dice di un Mac, perché quella è di Linux, non è di un Mac, eh? Il Mac è capito da qui, queste animazioni. Ecco, non diciamo che cos'è, che questo aveva fregato Mac, no, è il contrario, il Mac ha preso da qui questa animazione. Quindi è lampada magica, e ci sta la finestra che esplode, che dissolve, io ho messo queste che brucia, tutte queste animazioni qui, carine. Diciamo così, anche questo qui, questo vedi, Driver Nvidia, c'è l'accelerazione 3D. Ecco qua, io poi vi ho fatto vedere le ruote a cubo. Ho fatto un errore, ho messo, basta spuntare un blu, tanto trovate sotto, ci sta i quadratini, quando andate su, aspetto, volte il cielo dovete spuntare un quadratino. E allora lo sfondo è completo, io ho fatto lo sfondo e mi sono accorto dopo che era solo a metà sopra. Se avete fatto caso, alla fine sotto è bianco e sopra c'è lo sfondo, solo a metà. Devo spuntare un'altra voce, perché potete mettere come vi pare lo sfondo, capito? L'ho scaricato, hai visto, ho scaricato un altro uno sfondo da internet, perché qui la macchina virtuale non c'è niente a portata di mano. Ecco qua, se vi è piaciuto facete un like, è lungo questo video, è lungo, però vi porto fino alla personalizzazione come faccio io, almeno vedete come ho fatto a personalizzare, farlo così carino, questo sistema operativo. Io l'ho fatto io, in meno di un'ora si fa, l'installazione è tutto con un'ora, fate tutto, lo trasformate così come piace a me, dopo ognuno lo trasforma come vuole. Ci vediamo al prossimo episodio.